tanta gente alla taverna di San Giorgio per conoscere la sindrome, ma soprattutto aiutare la ricerca sull'X fragile, malattia genetica che provoca ritardo nello sviluppo cognitivo della persona. Scopo della serata, la raccolta fondi per finanziare una borsa di studio a favore di un ricercatore genetista presso l'Università Tor Vergata di Roma, perché proprio la ricerca scientifica portata avanti da validissimi genetisti sta aprendo nuove possibilità alla speranza. Da qui l'auspicio da parte di chi ha organizzato la riuscitissima serata, che ha avuto il patrocinio del Comune di Gubbio e dell'Associazione Gubbio Facentro, che anche a Gubbio nasca un ramo dell'Associazione Nazionale X Fragile, anche per mettere in atto ulteriori iniziative. La nostra è una malattia genetica rara e abbiamo bisogno di questo momento di incontro per far capire che non siamo poi così rari e che comunque il motivo della rarità non ci esclude dalla socialità. Noi dobbiamo essere nel territorio, dobbiamo farci conoscere delle famiglie, dobbiamo far conoscere la nostra condizione, perché è una condizione che colpisce una persona su 4.000 di bambini maschi nuovi nati e una bambina su 6.000. Quindi è giusto che se ne parli, è giusto che si faccia informazione rispetto alla sindrome e anche rispetto all'associazione, che da 25 anni, come lei giustamente diceva, cerca di stare vicino alla famiglia con dei progetti che sanno di inclusione, quindi inclusione lavorativa, per pensare a una vita autonoma possibile. Socialmente autonoma. Certo, anche per persone che hanno questa condizione, che è una condizione che comporta una disabilità intellettiva di tipo ereditario. È la prima causa di disabilità intellettiva di tipo ereditario. Quindi è importante farlo conoscere alle famiglie, è importante far conoscere la condizione, perché essendo una condizione genetica ereditaria, noi abbiamo delle famiglie che hanno diversi figli con sindrome X fragile e questa è un po' la nostra caratteristica rispetto ad altre disabilità intellettive che invece hanno origine, diciamo, episodica come la sindrome di Down. Noi abbiamo purtroppo una mamma che ha un papà che sono dei portatori sani e quindi con possibilità di trasmettere a più figli dello stesso nucleo familiare questa condizione. Presente alla serata con l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Stirati e dalla vice Cecchetti, anche Piero Chiurazzi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Paola Tomassoli, neuropsichiatra infantile dell'ASL numero 1 dell'Umbria e Issa Dalla Ragione, dirigente scolastico del secondo circolo. Le persone con sindrome X fragile sono persone che hanno una grande capacità e un grande desiderio di relazionarsi, per cui è importante che vengano accolti, è importante che ci sia una capacità di adeguamento del contesto, di adeguamento reciproco, come dire, per cui è giusto aspettarsi che le persone con sindrome X fragile, come tutti, debbano adeguarsi a un mondo che già c'era prima di loro, no? E quindi capirne le regole, il funzionamento e saper stare nella società. È anche importante che la società prenda consapevolezza delle caratteristiche e della tipicità di queste persone e quindi in qualche modo si rende accogliente attraverso la scuola sicuramente, ma attraverso anche la possibilità di un'inclusione.